news qua sul campo. Sentiamo Mister Macera. Innanzitutto complimenti, perché San Vito veniva da un momento difficile, si è riuscito a portarlo ad alti livelli, buoni livelli veramente. Intanto la prima partita, che è stata quella più significativa, la sfida con Costa d'Amalfi, vinta, e poi un pareggio esterno con la tua ex squadra, che è comunque una squadra solida ed era una partita importante. Questo è un altro derby che abbiamo visto il San Vito che ha giocato bene, poi nel rigore un po' condizionato l'esito, però intanto tre alla terza giornata imbattute in ampia zona salvezza. Che impressione hai di questi inizi, questi ragazzi, mister? Ma per oggi un po' di rammarico, perché la squadra in primo tempo ha fatto bene, potevamo fare tre gol con molta facilità, perché siamo arrivati molto vicini alla porta, quindi veramente a un passo, due metri dalla porta. Poi, un rocambolesco rigore veramente discutibile, però il nostro percorso non cambia. Noi dobbiamo assolutamente, come tu dicevi, fare punti per la salvezza. Abbiamo incontrato tre compagini importanti, interessanti, come infatti di giovani, anche questa di oggi, no? ben organizzata. È un campionato, secondo me, che ci può far divertire. Abbiamo l'unico nostro traguardo sarà fare più presto i punti per la salvezza, cercando di giocare un buon gioco, quello che avete visto oggi, senza disordine. Vedi delle eccellenze, diciamo, quali giocatori stai vedendo che ti stanno dando maggiori soddisfazioni? Qualcuno che deve crescere, questa è una squadra poi giovane, perché se togliamo i tre anziani, 3/4 anziani che fanno appunto da chioccia agli altri, poi sono tutti giovani. Oggi ha esordito un 2002, 2001 in campo. Chi è esordito oggi? Oggi Guidone è un 2002, Cristiano è un 2001, Esposito 2001, quindi abbiamo una panchina piena di giovani, 2000, 2001, 2002. 98, 97, che poi tra l'altro sono giovani, non sono, quindi sono squadra giovane, sì, una squadra molto giovane. Fammi sperare, perché sudano la maglia, questa è la prima cosa, che hanno un'appartenenza, no, alla squadra appunto dove stanno militando, e questo è già un primo segnale importante. E poi ci dobbiamo mettere il gioco, abbiamo bisogno di tempo, perché abbiamo fatto le sedute di allenamento, sono state 20 sedute di allenamento, quindi non si può ottenere di più, e quindi pazienza, è stato un risultato ottimo questo. Assolutamente sono molto soddisfatto dei ragazzi, perché non ci vuole tempo, poi alla fine io credo che se ci vuole tempo si mantiene questo andamento, per noi va benissimo. Perfetto, va bene, grazie mister. grazie